paese mio che stai sulla collina. Che è montato su due ruote invece che su quattro zampe è l'amico Tori. Eccolo qua, Renzo Tori, poeta. Per adempiere all'obbligo fiscale, andai all'ufficio postale. C'avevo da pagare un po' di tasse, la luce, il telefono, il gas. Il locale per fortuna era deserto, un unico sportello era aperto e l'impiegato, con gran concentrazione, era intento a leggere La Nazione. Buongiorno, mi scuso, dovrei... Si mette ancora e aspetta, più tocca a lei. Mi interruppe di morto un viperito. Io mi guardai intorno, attimorito, e che non c'era nessun altro più dentro. Mi scusi, dovrei fare un versamento, l'ho già detto da un par prepotente. Rispetti la fila, non sia un paziente. Per sicurezza di nuovo riportai che la stanza era vuota, constatai, e ancora mi rivolsi all'indicato. Mi scusi tanto se l'ho disturbato. Ah, oh, ma lei è proprio insistente, eh? Attendo al suo turno, non si fa niente. Mi spreitò quell'operatore postale senza alzare l'occhio dal giornale. A quel punto in bocca radunai un bel po' di saliva, l'ampastai, presi bene la mira e senza sbaglio disputai interbuso lo sperando. Interbì rimasto sconcertato, poi asciugandosi strillò: o chi è stato? E io gli risposi: boh, chi lo sa, con tutta la gente che ci fu. Splendida collana distesa sulla valle pesciatina, Castelvecchio, San Quirico, Sorana, Fimbiana, La Schiappa, Aramo, Medicina, pietra buona della gesto guardiana, Pontito che alla vetta s'avvicina, e Vellano che della Valleriana è capitale nobile regina. Rigide muse strette, acciottolate, pietre intrise di cultura, di memoria. Quante generazioni sono passate tra queste mura trasudanti storie. E tra i boschi, là, sul monte, arcana, ancor vigila la mistica lignana. Per andare a fare due passi, ma la mia natura è traballante, sento i piedi pesi come dei sassi, poiché ho una pressione ballerina che alle volte mi sballa di parecchio. Dio alla mia moglie, va in cantina per favore a prendere l'apparecchio. Mi metto a misura, sto fermo e timoroso taccio, sperando la sentenza non sia dura. La vengo assorta, ai battiti attenta, ma esclama con soddisfazione: stai tranquillo, 80-130 è più che normale la tua pressione. Poi guarda i resti della divagione e dice: in errore ora un casco, il tuo pure era un calo di pressione, era il calo del vino dentro il fiasco. Io diretto nel tipico paesino medievale, si soffermò presso il parapetto di un pozzo dalla forma quasi ovale. Vedi cara, le disse lui serio, se a questo pozzo t'affacci e guardi giù e pensi al tuo più grande desiderio, si realizza quello che vuoi tu. Entrambi s'affacciono così un po' per gioco, sporgendosi a scrutare fin laggiù in fondo. Lui chiuse l'occhio, si concentrò un po', sentì un botto e un grido dal profondo, proprio nulla. Lui la chiamò, ma niente, neanche un suono sul dal buon nero. Un pensiero gli illuminò la mente: che cavolo, funziona per davvero! Questa si intitola Valori, no? Vedo dal libro che qui c'ho anche la data di quando l'ho scritta. A lui! L'ho scritta 16 anni fa, però... Però rileggendo 16 anni di distanza mi sembra che quei valori lì siano forse ancora più attuali. L'orologio d'oro, cravatta intonata sul vestito griffato, l'auto di grossa cilindrata, cene di lavoro con persone dai sorrisi di plastica, per fare carriera, per apparire importanti, per avere di più, sempre di più.
Stasera ho mangiato verdure del mio orto, condite con l'olio dei miei ulivi, ed ho bevuto il vino rosso del mio amico contadino. Poi, davanti al focolare, mentre pigramente un ciocco il fuoco consumava, ho narrato a mia figlia una storia fantastica di maghi, di fate, principi, principesse, castelli e foreste incantate. Nei suoi occhi, riflesso, vedevo il balenare della fiamma che attraverso il camino trasmetteva alle stelle la sua felicità e la mia serenità. Bene, io l'hai, quant'anni è, come stai? Sta bon, quando lo dico nessuno ne crede. Fortuna non ce l'ho avuta proprio mai. Intel di corpo, la sfiga, la succede. Disoccupato son, strapien di guai. Ammalato, e la mia moglie se l'andiate l'anno scorso non è più torna mai. Ancora amici mi hanno abbandonato. Son pieni di debiti, finanze zero e fuori di casa mi hanno costrettato. In quel mentre passava un gatto nero. Girò per lì quelle storie da ascoltarle. Alzò una zampa e si toccò le palle. Al presidente della regione si presentò con la raccomandazione e umilmente chiese: è qua che c'è un posto per chi ha l'invalidità? Vista la firma del raccomandante, un pezzo da 90, gran politiante, subito il capo della regione le disse: sono a sua disposizione, aiutare gli invalidi è un dovere e abbiamo vacante un posto da uscire che sicuramente io le assegnerò. Poi un po' meglio lo guardò, mi parve un uomo integro e normale e gli chiese in tono assai cordiale: però mi levi una curiosità, o qual è la sua invalidità? Deve sapere, caro presidente, che quando ero ancora adolescente, giocando con botti da incosciente, me ne scoppiò davanti uno potente. Son resto illeso al capo e agli archi, ma del fisio un salvai tutte le parti, che le schegge in quei tragici minuti, ma un porto di arbacchio e tutti l'attributi. Meno male, almeno il resto vivo. O comunque si consideri assunto e si presenti domani all'11 in punto. L'invalido sentitamente ringraziò, ma stupito per l'orario domandò: mi perdoni se ancora la molesto, ma i dipendenti o entrano più presto? Sì, entrano all'8, lei ha ragione, rispose il presidente di regione, ma di ciò non abbia preoccupazioni, tanto fino all'11 si grattano il coglione. Questo è un sonetto, il titolo è dedicato a lei, sottotitolo sonetto quasi erotico. Di Gian del mentre che lo pigli in mano, prevedi la gran gioia che ti darà. Lo impugni, poi lo stringi, però piano, e via leccallo con avidità. Lo ciucci e lo morticchi a tutto spiano, con la tua lingua che avanti e indietro va. Lo gusti, non crescendo rossignano, di brividi, di piacere e voluttà. Dopo un po' di codesta operazione condotta con crescente eccitazione, quella cupola bianca, rossa, rosa sparisce nella tua bocca vogliosa. Non godi tutto, gode il tuo palato, o quanto ti calmerà il cono gelato. Questa l'ho scritta al concorso di poesia estemporanea che si svolge da 40 anni a Dolcevole. Così estemporanea perché lì viene dato un tema e in un'ora e mezzo i poeti concorrenti hanno un'ora e mezzo per scrivere una poesia su quel tema lì, quindi è una cosa improvvisata, appunto un concorso di poesia estemporanea. Nel 2007 fu dato il tema Origliando una pia donna nel confessionale e io scrissi questa, tra l'altro mi insegna il primo premio. La procace sposina titubante s'accostò lenta al confessionale di quel prete giovane e Dante. Padre, ho fatto tanto, tanto male. Dica figliola, dica su coraggio. Qual che sia dei suoi peccati d'entità, non resti del demonio ancora ostaggio. Buono il Signore, la perdonerà. Da molto non frequento ormai la chiesa, qualche volta ho pure bestemmiato, e nel mentre che ero a fare la spesa, mi vergogno a dirlo, ho anche rubato. Ma soprattutto, io sono peccatrice, sa com'è? È vecchio mio marito e la carne è debole, tentatrice. Insomma, io il mio consorte l'ho tradito.
Il sacerdote mostrò comprensione e, usando il massimo del tatto, le chiese, dimostrandole attenzione: e quante volte di grazia l'ha fatto? Ma dunque, mi ci lasci un po' pensare. Con l'oste, l'idraulico, il postino, il meccanico, e quando stavo al mare con alcuni bagnanti e col bagnino, poi col marito di una mia amica, e in conclusione ben più di qualche volta. Lei è così buono, padre, mi dica, veramente potrei essere assolta? Certo, ma non sia più così leggera. Dica sei gloria, sei Ave Maria, sette Padre Nostro, e poi stasera venga da me, l'aspetto a casa mia. Grazie. Che dopo molti anni si rincontrono per combinazione, si misero a far conversazione sulle loro gioie e i loro malanni. Sono in un momento molto brutto, disse la prima di nero vestita. Con me ingrata è stata la vita e, come vedi, ora sono in lutto. Perché mio marito, il buon Peppino, che era riordine era ben piazzato, è stato così tanto scarognato che l'altro giorno a tiro il calzino. Ma parlare di disgrazie non ci conviene, o te dimmi un po', come ti va? Ma facendo le orme mi posso contentare, e anche mio marito sta assai bene. Ne son lieta per te, ma è ingiusto il fato, perché se ne vago mi fa sato, le orme anch'io le ho fatte spesso, ma mio Peppino è morto lo stesso. Ne dico altre due scritte al concorso di poesia estemporanea al Boccabrucia. Di solito si cerca di fare cose scherzose, però un anno mi è venuta di farla un po' più seria, comunque è venuta bene, perché anche quell'anno lì ho vinto il primo premio. Vai, ne ha 25, semmai. Il tema assegnato nel 2006 è stato: passano gli anni, passano le stagioni e noi si diventa sempre più puntini puntini. E io scrissi questa cosa qui: come un treno che non fa mai fermate, trascorrono gli anni e le stagioni. Autunno, inverno, primavera, estate, il tempo non si ferma alle stazioni. I passeggeri cambiano di frequente, però si sale e poi si scende al volo sul treno che va via velocemente, e quando sali e scendi e tu sei solo. Il viaggio poi è una lotteria continua che fai giorno dopo giorno. La puoi vincere per la tua maestria o con l'aiuto di chi hai di intorno. Se a volte perdi, giù non ti buttare, ma credi ancora di più nel tuo viaggio. È la sconfitta che ti fa impegnare, ti fa crescere, diventare saggio. Quando parte un treno che va piano, poi corre via sempre più veloce, sempre più svelto, sempre più lontano, inarrestabile, sordo ad ogni voce. Ti affacci al finestrino e vedi tutto: ricchezza, miseria, gioia, allegria, tristezza, dolore, il bello, il brutto, la cattiveria, l'arte, la poesia. Passano gli anni, passano le stagioni, il tragitto nessuno l'ha mai fermato. Percorrerlo da brocchi o da campioni, forse l'importante è aver viaggiato. Questa invece nel 2009, tema assegnato: quando il diavolo ci mette lo zampino. Il mio fisico è molto malato, ho debiti, di soldi sono a secco, dal lavoro mi hanno licenziato e anche la mia moglie mi fa becco. Il presente un po' deve essere più brutto, ho deciso, lo fu, ora mi butto. Nel mentre scavalcava il parapetto del fiume per farla ormai finita, fermati nel tuo insano progetto, può essere ancora bella la tua vita, senti dire. Se tu mi presti ascolto, ti aiuterò, per te posso far molto. Si fermò, l'altro continuò a dire: domani vincerai la lotteria, belle donne ti faranno divertire, sarai sano, scorderai la malattia. Io sono il diavolo, ciò farò per te se solo adesso ti farai possedere. Allora valutò bene ogni cosa, pensò alle donne, all'euro a milioni, e stimando la faccenda vantaggiosa, acchinandosi si calò calzoni. Dopo che il fatto fu compiuto, sentì l'altro chiedere compiaciuto: bene, ti salvo la vita ormai, e non hai più quei nerissimi pensieri. Dimmi un po', bambino, quanti anni hai? 50, l'ho finito l'altro ieri. Oh, non è per essere testa di cavolo, ma credi ancora che esista il diavolo? Ah, Gesù mio, che stai sulla collina,